Ciao a tutti! Oggi finalmente è arrivata la seconda box di Mikatuha. Per chi non sa cos'è, andate a vedere il nostro precedente video dove abbiamo spiegato un po' cos'è Mikatuha. E adesso facciamo l'unboxing di questa, per noi, seconda box. In realtà credo sia la 14ª di loro. Vi svelo subito il paese di questo mese, che è El Salvador, e questa è la tovaglietta serigrafata di El Salvador. Ti piace, Alice? Sì, mi piace. Cosa ti sembra che rappresenti? La bambina. Una bambina con un cesto di frutta sopra. Qui abbiamo le consuete schede dove ci presentano Carolina Batista, gli fanno svariate domande, e poi ci sono tutti i prodotti, e poi ci sono due ricette tipiche di El Salvador. Per chi non lo sapesse, El Salvador è un paesino piccolino dell'America Centrale. Alice, metti via Cecce, dai, te li passo a te. Dell'America Centrale, e le ricette che si trovano qui sono la pupusas, che sembra sia veramente un must, la ricetta salata. Sono pagnottine fatte con, ecco qua, farina di mais, come dire, non è proprio farina di mais, vediamo qua se farina pan, ecco, praticamente, vabbè, pan è la marca, è farina di mais precotta, che in America Centrale o comunque anche in Sud America viene usata per fare le tortillas, e a El Salvador viene usata per fare le pupusas, che vengono spesso ripienate con pasta di fagioli rossi, che anche questa la troviamo Mamma, qua. Mamma, avevi detto che la mettevi qua. Ah, va bene, sì, ora te la do. Pasta di fagioli rossi, c'è da dire che rispetto all'altra scatola, qui abbiamo, non c'è una scheda con gli ingredienti di ogni alimento, perché c'è già dietro la scritta in italiano o comunque in insomma in una lingua che si capisce. Quindi questa è la pasta di fagioli rossi, e queste cose servono per fare la pupusas. Mentre la ricetta dolce è il pan dulce variado, e qui per fare questo ci hanno dato la fecula de mais, che è fecola ma non di patate ma di mais, e special para coleada, non so bene, però insomma anche questo, insomma, è la fecola che serve per fare questa cosa. Lo snack di questa scatola sono le patatine jalapenos, che qui dice della marca Diana, che è una marca molto, è una marca iconica del paese. Mamma, metto io. Ok, tieni, metti qui. Questa è fatta con al sapore di jalapeno, che appunto sono peperoncini e poi varie cose, e appunto qui c'è l'etichetta in italiano, per cui sono, probabilmente hanno delle difficoltà per l'importazione da questi paesi. Addirittura questa farina pan dice che è una farina venezuelana, quindi non di El Salvador, e addirittura questa viene fatta in Italia, prodotto in Italia, perché dice che questa pan ha stabilimenti in tutti i paesi del mondo. Poi c'è una bibita, perché sembra che a El Salvador non possano mancare le bevande gassate dolci. Dice ci avrebbero voluto far assaggiare il cola champagne, ma dice che le fanno soltanto in bottiglie da 2 litri, per cui a noi ci hanno mandato una lattina di succo di tamarindo, una bevanda gassata a succo di tamarindo. Poi chiaramente tutte queste cose verranno assaggiate. Tieni, amore. Poi abbiamo una salsa di pomodoro e formaggio, che è la salsa arancera dovrebbe essere, che praticamente dice una salsa amata in tutta l'America Centrale e Sud America, molto usata nella cucina salvadoregna. E
niente, praticamente questo sì, è una salsa per mangiarci, probabilmente ci si mangerà le patatine, oppure dice per mangiare la tortillas. Fammi vedere un attimo, sì, ma fammi vedere un attimo qui dietro. Salsa ranchera naturas col formaggio, questa è fatta col formaggio. E poi infine c'è questo che è molto bellino, il relato salvadoregno, che è un mix di spezie, infatti potete vedere c'è i semi di sesamo, poi ci sono foglioline d'alloro, ci sono i semi di zucca, questo sembra peperoncino, praticamente qui mix di spezie per cucina, dice praticamente anche questo non è per mangiare così, questo sembra vada tostato e poi frullato e poi va tenuto lì per insaporire carne, pesce oppure patate, e dice che anche questa è una cosa molto molto insomma una cosa molto tipica della cucina di El Salvador. E poi basta, a differenza dell'altra scatola ci sono molte cose per fare queste ricette, per cui a breve noi ci cimenteremo nella pupusas e nel pan dulce variado. Te cosa ne pensi, Alice? Bene, perfetto. Vi rimandiamo agli assaggi. Ciao! Ciao!